Buongiorno gente, benvenuti in questo nuovo video. Siamo di nuovo in viaggio. Oggi ho rapito mia sorella, saluta. E siamo partite per fare un weekend fuori. Stiamo andando a Mantova, che in realtà ho già visitato, ma lei no. E siccome è una delle città più belle della zona, andiamo a passare lì il weekend. Eccoci arrivate, ovviamente la primissima attività che faremo sarà quella di pranzare, perché è già ora di pranzo. Abbiamo già trovato anche un ristorante che fa la pizza senza glutine e poi andiamo a visitare qualche cosa insieme. Abbiamo mangiato vuoto della pizzeria 7,5. Come sapore, perfetto, ma gira a sinistra su via Adige. Non ci siamo proprio. Era buono, ma non buonissimo. Ne ho mangiati di meglio. Ora stiamo andando a visitare il Palazzo Te. Eccoci di nuovo qua, abbiamo finito la nostra visita guidata al Palazzo Te ed è durata parecchio, 2 ore per la precisione, però devo dire che ne è valsa davvero la pena e se decidete di visitarlo assolutamente fate la visita assolutamente fate la visita guidata, perché altrimenti non riuscirete a godervi veramente tutta la bellezza di quel posto, perché solo la guida riesce a portare attenzione su alcuni dettagli molto molto interessanti e li racconta anche molto bene. Ora ci spostiamo con la macchina più verso il centro, così facciamo un bel giro, prendiamo un tè caldo, ceniamo e poi tra l'altro dobbiamo cercare anche un hotel dove dormire stasera, perché siamo partite così, senza avere nemmeno una prenotazione, però non ci perdiamo d'animo perché tanto le strutture sembrano essercene tante e a prezzi anche abbastanza accessibili. Sono ricascata. Se l'ultima volta, quando eravamo a Pisa, ho detto che non avrei più soggiornato in un B&B hotels, stasera ci sono ricascata per sbaglio, perché stavo cercando un hotel, l'ho prenotato e poi mi sono resa conto che era di quella catena lì. Riproviamoci. Già a primo impatto sembra carino, ma c'è un odore un po' strano nella stanza. Vabbè, intanto abbiamo un posto dove dormire stanotte. Buongiorno.
Siamo di nuovo pronte per un'altra giornata qui a Mantova, ci siamo preparate, siamo pronte per uscire. Dobbiamo andare alla ricerca della colazione perché non era inclusa nella tariffa della camera e non ho voluto inserirla perché dopo l'esperienza di Pisa non era un rischio che volevo correre. Comunque probabilmente mangeremo al McDonald's e poi andremo a farci un giro, forse andiamo a visitare il Palazzo Ducale e la Basilica di Sant'Andrea, poi un giro per la città, giusto così per fare due passi e goderci la bellezza di Mantova. Per quanto riguarda l'hotel, non si dorme proprio benissimo. Per la seconda volta posso confermare che questi hotel sono un po' pessimi per quanto riguarda il riposo, perché probabilmente è colpa delle porte che sono fatte un po' strane, per cui quando uno le lascia andare sbattono tantissimo e fanno un sacco di rumore. Per il resto tutto bene, faceva abbastanza caldo e il letto, vabbè, ne ho visti di meglio. Ora forse riusciamo ad uscire finalmente e andiamo a mangiare perché sto morendo di fame. Abbiamo appena parcheggiato la macchina, fuori dalle mura della città ci sono parecchi parcheggi a pagamento, però ce ne sono tanti. Adesso stiamo facendo una bellissima passeggiata sul lago prima di arrivare al Palazzo Ducale. È molto carino qui. Diciamo che le città sull'acqua hanno il loro fascino. Ducale, poi abbiamo mangiato tantissimo tra l'altro e ora volevamo andare a visitare la Basilica di Sant'Andrea, però riapre alle 3 e il nostro parcheggio scade alle 3, per cui lascio mia sorella visitarla perché lei non l'ha mai visitata, mentre io sì. Io vado invece a recuperare la macchina e poi andiamo a fare un altro piccolo giretto, poi si torna a casa. Però quanta bellezza, è piccolina ma davvero molto molto deliziosa Mantova. Questa casa qui è la mia preferita, la casa del mercante. Ieri sera abbiamo preso il tè in questo bar qui, Scaravelle Ristorante, e ci siamo anche riscaldati un po' sotto il funghetto. Abbiamo mangiato lì nell'antica osteria Broletto, mentre oggi abbiamo pranzato nel caffè alla Pace. E ora come souvenir abbiamo comprato delle sbrisolone da portare a casa. Sembreremo un po' un cliché, ma prima di tornare a casa abbiamo deciso di tornare al Palazzo Tè per fare delle foto al tramonto.
tra l'altro abbiamo fatto una piccola scoperta, perché non sapevamo di questa cosa ieri. Praticamente, se si arriva direttamente al Palazzo Te in macchina, c'è il parcheggio gratuito e poi parte un'altra navetta gratuita da qui, che porta esattamente in centro fino al Palazzo Ducale. Comodissimo e zero spese praticamente.